La bellezza di Londra realmente non deve essere spiegata perché è talmente prominente da varcare ogni confine e investire la fantasia realmente di chiunque, anche di chi non ci ha neanche mai pensato una volta a mettere un piede a Londra. Ma non si tratta di una bellezza che si riflette nella bellezza dei monumenti, quindi Big Ben, Buckingham Palace o il Tower Bridge. Il vero fascino di Londra sta nel fatto di essere una città straordinariamente aperta ad assorbire e integrare nella propria quotidianità le contraddizioni e le differenze più estreme che si possono immaginare. Faccio un esempio apparentemente banale, ma a Londra è assolutamente normale vedere seduti uno a fianco all'altro nella tube, quindi nella metropolitana, o passeggiare per strada, uno stereotipato lord inglese con la bombetta, il vestito elegante che esce dall'Oden, la schiena dritta, e un punk con la cresta rossa e la giacca di pelle borchiata dappertutto. Non dimentichiamoci poi che Londra è stata per molti secoli la capitale del più importante impero coloniale della storia, per cui fisiologicamente ha assorbito al suo interno stimoli e influenze realmente da tutti gli angoli del mondo. E come conseguenza di questo, se noi camminiamo per strada a Londra e semplicemente incrociamo gli sguardi dei passanti, abbiamo realmente l'impressione di fare un viaggio di decine di migliaia di chilometri. Si potrebbe da un lato obiettare che sì, ogni grande metropoli del mondo ha questa matrice cosmopolita, se vogliamo, no? Ma a Londra realmente questo concetto si spinge un po' più in là. Per dirlo un po' con uno slogan, Londra è una di quelle città dove l'espressione essere un cittadino del mondo non è una frase fatta o un'espressione retorica, ma una sensazione che uno percepisce in maniera attiva sulla propria pelle e la percepisce nel momento in cui si accorge che qualunque versione possibile di noi stessi, a Londra non incontrerà nessun ostacolo nel momento in cui viene espressa. E se noi moltiplichiamo questa cosa per i milioni di persone che abitano queste metropoli, allora ci rendiamo conto di quanto brillante e speciale sia la possibilità di incontro, di confronto e di crescita personale che rappresenta questa città, indubbiamente una delle più prominenti di tutto il mondo.